ovviamente tra chi appoggiava la monarchia cattolica e invece chi appoggiava invece la monarchia dal punto di vista anglicano, cioè quindi protestante. Cioè, ecco. Queste sono le diverse cose, ma ovviamente non possiamo stare a fare un enorme excursus di storia così. Tutto questo è per ricordarvi che comunque il sistema bipartitico inglese nasce, ha queste radici già dal XVII secolo E con... biparlamentare, ricordiamo, addirittura dal 1265, Appunto. divisioni in House of Commons e House of Lords. E c'è da dire che invece oggi, se confrontiamo appunto, ecco, questi dati che abbiamo parlato nel blocco precedente, insomma, ci viene quasi spontanea se questo bipartitismo sia ancora in effetti in piedi o no, secondo te, Dan? Il bipartitismo in Inghilterra è in piedi, ed è in piedi perché ha vissuto nel periodo passato tutta una serie di sconvolgimenti, cioè parlo anche di sconvolgimenti economici come le rivoluzioni industriali, quindi la prima e la seconda, specialmente la prima, è l'unico paese che l'ha vissuta. Anche quelle hanno avuto delle influenze importanti sulle istituzioni. Si pensa a tutta la chiusura, le enclosures, no? Quindi tutte le chiusure delle terre libere. Anche quelle hanno avuto degli effetti sulle istituzioni e quindi sullo sviluppo e quindi anche oggi sulla modernità. Il bipartitismo resta, si è riuscito anche a riprodurre per una serie di ragioni. Anche l'elevatura della classe politica inglese, anche tutta una serie di pensiero politico che si è sviluppato in Inghilterra, Hume, Locke e via dicendo. Tutto questo ha fatto sì poi che oggi, nonostante alcune spinte populistiche, si pensi al Brexit, rientrino, si veda le elezioni di qualche giorno fa, all'interno di un'ottica classica bipartitica, anche se in questo periodo cresce, ovviamente, delle spinte esterne, liberal-democratici, partito scozzese, UKIP, ma poi quando si vanno a rifare le elezioni, dopo un po' di volte, sono sempre i due classici partiti che reggono, i Whigs Sì, e i Tories. no, assolutamente. No, era questo il punto, cioè nel senso, è chiaro che gli scenari politici di attualità sono ben differenti rispetto a 400 anni fa, però comunque è interessante vedere come, più che altro la mentalità delle persone è ancora divisa in due partiti. Questa era la cosa curiosa, se lo è ancora o no. C'è chi parla che da dopo Cameron, più o meno da quando Cameron ha fatto appunto questo quasi compromesso storico con i liberal democratici, questo bipartitismo sia completamente morto, in favore di un multipartitismo all'italiana quasi, dicono. Però pensiamo un Però. attimo alla Germania. Anche la Merkel ha fatto non un'alleanza con un partito minore che poteva sembrare appunto dell'altra parte politica. Ha fatto l'alleanza a tempi di Schröder e poi successivamente anche 2 mandati dopo con il principale partito opposizione, cioè destra e sinistra. Però poi, quando si è riandati a fare le elezioni, si sono riscontrati nuovamente, si sono riscornati ferocemente, non da alleanza appunto, quindi in una situazione completamente diversa, quindi questi discorsi lo vedremo solamente nel periodo successivo. E aggiungo pure però che per tutto questo tempo comunque ha retto questa sorta di bipartitismo e non è un caso che non abbiamo avuto situazioni come la Francia, dove chi è questo Macron? Cioè, fino a pochi anni fa nessuno lo Tu c'hai conosceva. pure la maglietta, Macron. Tra l'altro, no, volevo farla vedere in diretta, ma tu ormai hai Ah, scelto. Macron! Vabbè, Daniele vota Macron. Comunque, ok, abbiamo concluso proprio con la chicca finale. Ecco, Daniele che vota Macron. Me lo porto addirittura sulla maglietta. Esatto. Comunque, finisce qui il nostro tempo a disposizione. È stato bello, caro Daniele, ovviamente, condividere questo momento con te, ma prima. Immagino che ti sia stato bello per te condividere con me questo Cosa? Ma momento. cosa? Ma che dici? Comunque, prima di salutare ovviamente i nostri radioascoltatori, c'è da ricordare i social. Vai, Dall'alto tutto verso il tuo. basso stavolta. Application TuneIn, Roma 3 Radio. Altrimenti lo streaming sul nostro bellissimo sito radio.uniroma3.it. O altrimenti mandateci un'email a roma3radio@uniroma3.it. O altrimenti, questa la dico a caso, Instagram, le nostre bellissime fotografie, Roma 3 Radio. Oppure pagina Facebook Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere o pagina Twitter Roma 3 Radio con il 3 a numero. Altrimenti sempre Spotify, che è un nuovo canale che abbiamo aggiunto, Roma 3 Radio. Da qui non prendi la mazzetta? No, 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 purtroppo da Non ancora. Spotify no. Magari, guarda, perché con tutti gli utenti che ha Spotify
Comunque, Radar finisce qui la puntata di oggi. Ricordiamo ovviamente l'appuntamento lunedì prossimo dalle 17 alle 18. Sotto. Bravo, vedi? Ricordiamo così. Ringraziamo Giovanni in regia, Francesca in redazione e un saluto al buon Daniele Herrera qui a fianco a me. Un saluto al buon Fabrizio Genovese qui accanto a me. E a lunedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao. Un grazie particolare al mio coordinatore della redazione, Luca Fantoni, che mi ha chiamato e mi ha fatto saltare la diretta. Sei stato molto gentile, mi vendicherò copiosamente su di te.